La nostra società è una società che appunto si occupa di problemi allergici. In sostanza noi ricerchiamo in Italia le cause più importanti di dermatiti allergiche, cause che possono essere farmaci, possono essere cosmetici, possono essere le cause più varie. È costituita da diversi centri, all'incirca 30 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale. E a livello di questi centri abbiamo sia un'attività diagnostica e anche un'attività di ricerca scientifica. Ad esempio, noi periodicamente valutiamo come si sta comportando la prevalenza di allergie a diverse sostanze presenti negli ambienti o nei prodotti di uso comune. La società ha anche un compito educativo nei confronti dei consumatori. Infatti, noi abbiamo un sito. Il sito si chiama www.sidapa.org e a livello di questo sito c'è molto materiale informativo. Una delle cose più interessanti, ad esempio, è questo prontuario dei prodotti cosmetici che permette a una persona che è allergica a un ingrediente di un cosmetico di individuare quale cosmetico non contiene l'ingrediente a cui il paziente è allergico. Questo è molto importante perché pensate che alcuni ingredienti, come ad esempio i conservanti o le essenze, possono essere presenti in migliaia di prodotti, quindi a volte è molto difficile per una persona che ha individuato qual è la causa del suo problema evitare che il problema si ripresenti proprio per la mancanza di informazioni merceologiche disponibili. Consideriamo che oggi il problema delle allergie sta aumentando in tutto il mondo e allergeni sono sempre più diffusi nell'ambiente. Pensate ad esempio a tutti i nuovi farmaci che ogni anno vengono introdotti in commercio e che molto spesso sono poi causa di reazioni allergiche, molte delle quali interessano la cute. Quindi io penso che la nostra società svolga un ruolo molto importante non solo nel trattamento delle malattie, ma proprio nella prevenzione. E in questo senso siamo molto impegnati anche a livello dell'ambiente. Per questo la società si chiama anche di dermatologia ambientale, perché anche l'ambiente sta cambiando, si presentano nuove patologie legate all'ambiente e il nostro compito è quello di identificarle precocemente e di diagnosticarle. Ogni anno noi organizziamo un congresso nazionale a cui partecipano non solo i dermatologi ma anche i medici del lavoro e quindi tutti quelli che sono a contatto con i problemi allergologici che possono interessare la popolazione. Quest'anno organizziamo anche un corso per gli infermieri, proprio per permettere anche al personale sanitario di essere più vicino a questo problema.